In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ha spinto fuori tutte le sue pecore. Gesù è costretto a spingerci fuori dal recinto. L'evangelico uscire dal recinto è azione terribilmente difficile da compiere. Significa uscire fuori dai recinti interiori, dai rituali, dalle ossessioni in cui siamo rinchiusi, dove anche se non sto bene, ci sto bene. Il recinto è mentale, ideologia, e fare come si è sempre fatto. Il recinto è il Dio costruito a mia immagine, è il famoso mentovare di San Francesco d'Assisi, cioè mettere Dio dentro la mente. Ma nessuno è degno te mentovare, diceva con santa umiltà il poverello di Assisi. Cammina davanti ad esse. Gesù ora non si mette dietro e neppure di fianco, sta davanti. Chi sta davanti conosce la strada, lo sanno bene i bambini quando vengono in campeggio. Sta davanti Don Franco, anche se, non essendo come Gesù, sbaglia a volte la strada. Lo stare davanti dice una fiducia delle pecore rispetto al pastore, e il nostro è un esodo dal vecchio al nuovo mondo, perché è un mondo nuovo quello che ci attende. Come diceva Papa Francesco, non un'epoca di passaggio, ma un passaggio d'epoca. Le pecore lo conoscono perché ascoltano la sua voce. Come si fa a seguire uno che sta davanti e che per giunta ti dà la schiena? Solo ascoltando la sua voce. Qui è il segreto del cristianesimo. Gesù ad un Nicodemo confuso ma in ricerca suggerisce: ascolta lo Spirito, non sai di dove viene e dove va, ma ne senti la voce. La voce che hanno sentito i santi, che ha sentito la pulzella d'Orléans, Santa Giovanna d'Arco, una voce a cui è stata fedele fino al rogo per eresia. Ascoltate oggi la mia voce, dice il Signore in pieno deserto al popolo di Israele. E ad Osè ancora: vieni nel deserto e parlerò al tuo cuore. La voce di Gesù è qualcosa di intimo, di personale, un diario spirituale. L'ascolto di Dio avviene ovunque, ma avviene quando non lo pretendi e lo cogli come un dono. E allora magari un canto, un sorriso, uno sguardo, una pennellata d'azzurro del cielo ti diranno: eccomi, sono qui, sono il buon pastore che ti parlo nel cuore. E tutto cambia.